Ed eccoci, Giada Ferraro, Caffè Macchiato, una raccolta di poesie, di rabbia e d'amore. Io sono stato da subito curioso, rilassati già, stai tranquilla. Sono stato da subito curioso quando ho letto il post del nostro sindaco, tu sei in San Giorgio come me, perché è difficile, insomma, che trovare già una ragazza così giovane e appassionata di scrittura e di poesia. E poi però il fatto che tu racconti poesie di rabbia e d'amore a me mi incuriosisce. Prima, perché Caffè Macchiato? Allora, chiunque mi conosce sa che io sono un amante del caffè, e in particolare il caffè amaro. Quindi quando ho voglia di dolce, a volte lo macchio con il latte, o anche quando vado di fretta, quindi non posso aspettare che si raffreddi, insomma. Caffè Macchiato perché l'idea è nata quando mi sono resa conto che molte poesie sono state scritte in uno stato di dormiveglia e nel momento in cui poi mi svegliavo prendevo il caffè e buttavo giù i versi pensati prima di andare a dormire. Quindi diciamo che Caffè Macchiato perché lo macchio con il latte e caffè perché sa una costante, mi ha aiutato anche nella stesura dei miei versi. Che bello. Senti, amore e rabbia, una generazione, la vostra, che insomma è sempre un po' attaccata, no? Pare sempre che sia una generazione che non riflette. Invece poi io credo che sia una generazione anche tanto ricca di cose da dare. Rabbia e amore, cosa sono per te, per una ragazza diciannovenne? Allora, come ho scritto anche nel retro della mia copertina, rabbia e amore sono stati due sentimenti molto forti che mi hanno accompagnato durante i mesi in cui ho prodotto il mio libro. E sono stati due sentimenti che all'inizio lottavano tanto tra loro. L'uno voleva prevaricare sull'altro, però poi alla fine giunsero ad una soluzione, ovvero la coesistenza. E i due hanno imparato a convivere insieme. Quindi rabbia e amore sono stati per me le due fonti di ispirazione per la produzione del mio libro. In realtà, essendo un'eterna romantica, l'amore mi accompagna tutti i giorni della mia vita da sempre. Sei un'eterna romantica? Sì. Sei fidanzata? Sì. Questo è bello, perché il romanticismo è sempre bello. Nell'introduzione di questo libro dici: una bambina che faticava a parlare, una non più bambina che fatica ancora a parlare. Sì, allora, perché sin da quando sono piccola ho sempre avuto difficoltà ad esprimermi con le parole, quindi oralmente. E, intorno all'età dei 9-10 anni capii che in realtà la mia difficoltà poteva essere risolta. Risolta attraverso la scrittura. Quindi diciamo la scrittura per me è stato un mezzo attraverso cui ho imparato ad esprimermi. E quindi, nonostante non sia più una bambina... Quindi è una passione che ti porti dentro da piccola? Da sempre. Credo che... Ti ricordi la prima cosa che hai scritto? No, proprio la prima poesia no, però le prime sì. Quindi sempre solo poesie? Sì, diciamo di sì. Nel senso, da un anno a questa parte sto scrivendo solo poesie. Però da quando sono piccola amo scrivere, insomma. Quindi anche lettere, ho scritto tante lettere d'amore. Arrivate a destinazione. Sì, le ho sempre consegnate le Questo lettere. È bello. Sì, ho scritto anch'io, tante lettere d'amore. Le ho sempre mandate tutte. Giusto così. Le risposte non so se sono state positive, però l'importante è mandarle. Senti, c'è qualcuno che ha l'esclusiva quando scrivi qualcosa, no? La prima persona a cui fai leggere qualcosa? Allora, diciamo che quando scrivo le mie poesie, solitamente le invio alle mie amiche più strette, insomma, però. Se devo essere sincera, l'esclusiva c'è la mia sorella maggiore Gaia. L'ok me lo dà lei. Quando lei mi dice che una poesia va bene, allora lì ci credo. Senti, l'emozione che provi, no, quando lo vedi, quando l'hai avuto la prima volta tra le mani? Allora, il mio libro è arrivato a casa per la prima volta il 21 marzo. E il 21 marzo è la giornata mondiale della poesia. Quindi penso che questo qualcosa vuol pur sempre dire. E quando il libro è arrivato per la prima volta a casa ero incredula, non potevo credere ai miei occhi. Non mi sembrava vero, era un sogno, è un sogno che coltivo da quando sono bambina, avere un libro tra le mani con su scritto il mio nome, quindi non ci potevo credere. Ricordo che ho riso tanto, ridevo tantissimo perché non sapevo come esprimere la mia gioia in quel momento, quindi ridevo tantissimo, ero con mia mamma, lei rideva con me e abbiamo riso tantissimo. Quindi è un'emozione, ridevi? Io penso che non si può spiegare a parole.
Non lo penso anch'io. Un po' quando anche per un musicista vedi il disco, oppure quando registri un programma e vedi la puntata. Leggo questa prima poesia, che però fa da anteprima un po' a tutto il libro, no? E dice: sarei ipocrita se dicessi che no, non sono fuori dal comune, ma non mi biasimo perché sono un artista, apprezzo e tento di ricreare arte, una parola tanto astratta quanto concreta, l'arte è compresa in ogni cosa e contenuta nella natura. Nella tua biografia parli di sofferenza, anima tetra, sensibilità, demoni, in un'era in cui siamo tutti di corsa, no? I social, i TikTok, piuttosto che il vivere delle emozioni così effimere, veloci, istantanee. Tu come ti collochi in tutto questo? Che rapporto hai con i tuoi coetanei? Come vieni vista? Allora, essere sincera, ti senti un po' fuori dal comune oppure no? Sì, fino a un paio d'anni fa non frequentavo i miei coetanei, proprio perché non ho mai sentito di avere la mia età. Ho sempre sentito di avere qualche anno in più rispetto alla metà anagrafica, perché a volte quando la vita ti pone davanti degli ostacoli e delle esperienze non troppo piacevoli, quasi sei obbligata a crescere prima del tempo, quindi a maturare prima del tempo. E quindi fino a un paio d'anni fa, ad essere sincera, preferivo non frequentare i miei coetanei. Però da un annetto a questa parte in realtà ho capito che, nonostante io non mi senta appartenente alla mia generazione, alla mia età, ho capito che alla fine io ho la metà, io ho 18 anni ed è giusto non bruciare le tappe e vivere le esperienze della mia età. Quindi ad oggi cerco, quindi sì, di frequentare di anche... Di prenderti anche l'emozione leggera. Sì, i miei coetanei, nonostante io non mi senta appartenente alla mia generazione. Una bella consapevolezza di te hai. Senti, e che altre passioni hai? Allora, sono amante dello sport, dell'alimentazione sana e mi piace tanto il corpo umano. Infatti sto studiando per i test della facoltà di medicina del 2021, appunto. In bocca al lupo. Grazie. Leggiamo qualcosa. Dormo ma non riposo. Suppongo che il riposo sia un lusso per coloro che hanno la vita libera. Non come me, ammetto di essere costantemente in procinto di battermi contro i miei demoni. Mi sveglio al mattino con gli occhi stanchi e il mondo non bada a questo. Tace. Sì, perché tante volte... Questa me le segnalate tu, queste poesie, sì, quindi sì. Vuol dire che sono poesie a cui tieni in modo particolare, le scritte in un momento particolare? Sì, sì, diciamo che tante volte mi sono sentita sola e quindi è come se io gridassi aiuto, quindi avessi bisogno di un aiuto da parte delle persone che mi erano accanto, ma era come se il mondo tacesse di fronte alla mia sofferenza e alla mia rabbia. E quindi sì, sono sempre combattuta. Questo magari molti ragazzi si possono ritrovare in te, no? In tutto ciò che dici. Ci sono tanti ragazzi che anche dietro il TikTok magari nascondono delle anche sofferenze. Anche io faccio TikTok. Ecco, ma io ti ho visto sui social, che sei anche abbastanza attiva. Ma questo non è un male. Credo che però debba essere accompagnato da altro. Ecco, una ragazza come te, piena di contenuti. Grazie. Ce n'è un'altra. Non ripudierei il mio passato, ne farei un trampolino di lancio per il futuro, ma rendere deboli i punti deboli, sempre con ferirgli forza. Quali sono i tuoi punti deboli? Penso che questa cosa sia un insegnamento che ho tratto da mia madre, perché sin da quando sono bambina mia madre mi ha sempre insegnato di rendere i punti deboli dei punti di forza. E questo mi ha aiutato molto durante un periodo molto difficile della mia vita, in cui ho cercato di rendere appunto proprio i punti deboli dei punti di forza, quindi ho cercato di ricavare la forza da quella che in realtà era la mia sofferenza. I miei punti deboli, forse il mio punto debole per antonomasia è il controllo. Sono una maniaca del controllo. Sono consapevole che ti piace tenere tutto sotto controllo. Sono consapevole che nella vita non tutto si può controllare, però purtroppo quando non posso controllare qualcosa mi sale una rabbia immensa, quindi questo è il mio punto anche debole. A me. Solitudine mi persuase ad essere esausta e mi tese una mano, lei che mi sorrise e mi sedusse, tempestivo, tu che prepotenza placasti di quel male, ricomponesti le mie costole ad una e smorzasti la sua presa che indifferente ancor non mi dà pace. Allora, questa poesia l'ho dedicata alla solitudine, perché come ho già detto prima spesso mi sono sentita sola, ci sono stati tanti momenti in cui
in realtà mi sono sentita accompagnata solo dalla solitudine. E quindi la solitudine non mi ha dato pace. Da un lato mi è sembrata essere un'amica, una confidente, l'unica persona di cui potevo fidarmi. Dall'altro lato però non mi è stata tanto amica. Hai tanti giovani che magari possono vivere, tu hai parlato di sofferenza, hai parlato di un periodo buio. Cosa ti va di dire? Io credo che ci siano tanti ragazzi della tua età. Sì, che abbiano bisogno di aggrapparsi a qualcosa. Vorrei credo leggere che... la frase iniziale del mio libro, se possibile. Tu la vuoi leggere tu? Sì, se posso. Certo. Ok. Vai. Allora, come frase iniziale del mio libro ho scelto proprio una frase che mi ha rappresentato, che mi rappresenta ancora. Allora, quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e ad uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio, ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato. E questa è una poesia che, cioè, è una frase che, in cui mi rispecchio tantissimo, perché credo che a prescindere la sofferenza insegni, no? I punti deboli insegnino e il male insegni in qualche modo. Quindi a volte io mi sono chiesta, ma ne sono uscita? E non mi so ancora rispondere, non so se ne sono uscita, però so che non sono la stessa persona di un anno fa. E quindi quello che io voglio... Credo, sai cosa penso invece? Che non ne sei uscita ed è il tuo punto di forza però. Guai a uscirne, perché sennò non saresti tu. Altrimenti non avrei scritto un libro. Parliamo anche di amore, gioia per esempio. Saperti dormiente sul mio petto mentre ti accarezzano i capelli e ti accarezzo le labbra. Saperti mio per intero. Saperti con me al risveglio e nei miei trionfi e nelle mie rovine. Saperti amante del mio corpo e delle mie lacrime e delle mie poesie. Sapermi tua per intera. Sì, allora questa è stata una poesia che ho scritto ispirandomi ad un amore grande che vivo. Quindi attuale. Sì. Che bello. Attuale. Sì, viva Dio. Attuale. E l'ho pensata proprio avendo lui sul mio petto. E ho pensato quanto potesse essere bello sentirsi di una persona e sentire quella persona tua. Ce n'è anche un'altra, forse quella che viene dopo. Questa invece è mistificazione della realtà, giacente silenzio nell'aria ed io assopita dal misticismo intriso nelle tue morbide gestualità, si accostò adiacente al cuore il desio della verginità, desiderarti per te d'essere intatta, incorrotta e inesplorata, desiderai per te di conservare l'imbarazzo e l'insicurezza nel tremore di un corpo sfiorato mai da alcun bacio che non fosse tuo, desiderai di saperti il primo in ogni cosa ed io malinconica da non aver atteso abbastanza la tua venuta pensai che se non ti potessi ricordare come il primo ti avrei ricordato come l'unico. Ok, questa poesia è importante. Sì, infatti penso sia la mia preferita del tuo libro. È stata una poesia che ho scritto pensando al fatto che spesso mi sono sentita quasi in colpa di non essere stata, di essere stata già esplorata da altre mani e da altri corpi. Di non aver atteso la persona giusta. Esatto. Questo è un bel messaggio da lanciare, no? Alle tante ragazze che anche più piccole di te, 13, 14 anni, non danno un giusto valore. Invece ha un grande valore. E quindi questa poesia è stata scritta proprio da questo desiderio che ho provato diverse volte negli ultimi mesi. Nei miei sogni più intimi ci sei tu, che suoni la mia melodia preferita, quella che parte dalle tue mani e si propaga tra le mie gambe. Sì, questa fa parte delle poesie erotiche nel mio libro. Ci sta anche quello. Sicuramente, l'amore è anche erotismo. Questa poesia è stata scritta mentre pensavo ad una persona. E mi ha ispirato in questo senso e quindi ho pensato liberi ai miei sogni più inconsci, ai miei sogni più intimi e appunto c'era questo gesto. Senti, poi la domanda te la faccio perché tu poi parli di un angelo, parli di sofferenza, di demoni, di solitudine, di tristezza e questo libro lo dedichi al tuo angelo. Chi è il tuo angelo? Il mio angelo è una persona che mi ha salvata. Letteralmente, nel momento in cui stavo per sprofondare, ha aperto veramente le sue ali e mi sono
mi sono sentita abbracciata all'interno. Probabilmente se non ci fosse stato lui adesso non sarei questa persona. Quindi gli devo tutto, gli devo parte del mio libro, gli devo parte della mia serenità. Il mio angelo è la persona che mi ha salvato. Bello, è stata veramente una bella chiacchierata. Caffè macchiato, dove si può comprare? Su Amazon. Sì. E sono contento perché a pelle hai tanto da dire. Cioè, e poi sei sincera, sei limpida. E viva gli angeli che ci salvano. Viva sempre il mio angelo. Quando arriva anche per me l'angelo che mi viene a salvare. Scherzo. Grazie Giada, veramente grazie di cuore. Complimenti per quello che sei, per essere uscita da determinati tunnel. E sei la prova evidente che i demoni esistono a qualsiasi età, ma certo. A qualsiasi età si può avere la forza di uscire, vivere, volare e lottare per ciò che ci piace. Per la serenità. Prossimo libro lo vieni a presentare sempre qua. Va benissimo. Grazie, grazie Giada, ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo con il nostro talk. Parliamo di Beppe Grillo, di questa difesa fatta a suo figlio, giusto o non giusto, lo vediamo tra poco.